è il tuo giudizio riguardo questo film? Ma allora sicuramente affronta delle tematiche piuttosto forti, considerando che il concetto di cinema che abbiamo noi ragazzi è sempre più legato a una realtà che va online, per cui roba del genere si trova abbastanza raramente, o comunque tendiamo a scansarla quanto più spesso possibile, almeno che non siamo un po' tediati, ecco. Marco Danieli, regista del film Ragazza del Mondo. Allora, lei ha appunto scritto con un suo amico, con un suo collega, questo film. Ci parli un po' da come è nata l'idea, ci faccia un po' la sintesi di una trama senza fare troppi spoiler, insomma. Il film è partito da una storia reale. La Ragazza del Mondo parte è ispirato alla storia di un'amica mia e del mio cosceneggiatore, la persona con cui ho scritto appunto il film, ed è la storia di una ragazza che viene da un mondo religioso radicale, quello dei Testimoni di Geova, e incontra il ragazzo più sbagliato che può incontrare, che è interpretato da Michele Biondino, che è un piccolo spacciatore che entra e esce di galera. Ne nasce un amore, diciamo, improbabile tra queste due persone così diverse. Probabilmente la cosa che li unisce è proprio il fatto, la voglia di cambiare. Quindi ognuno è attratto dall'altro, perché probabilmente proprio perché è così diverso. Poi succedono tante cose che però non vi dico, così vi vedete il film e non ve lo rovinate. Pubblico numeroso, pieno di ragazzi di tutte le scuole di Monopoli. Una domandina, se l'aspettava? No, sinceramente no, nel senso che non pensavo che ci fosse un'affluenza così importante. È molto bello avervi qua, voi giovani, perché diciamo che questo tipo di cinema è un po' lontano spesso oggi dai giovani, e non sono tantissime le possibilità per noi registi di questo tipo di cinema, quindi un film drammatico, di confrontarci con dei ragazzi, e quindi è stato molto bello fare anche un incontro con centinaia di liceali. Com'è andata la prima serata? Ma la prima serata è andata molto bene, grazie anche alla grande partecipazione di voi giovani, una giuria ormai di 400 giovani che ormai diventa il connotato di una manifestazione, di un festival nazionale che ha proprio nei giovani il punto di forza.